Sei tra i maggiori poeti contemporanei hanno inaugurato oggi la tappa catanese del Grand Tour della Poesia, ideato dal mecenate Antonio Presti e promosso dall'associazione Fiumara d'Arte nell'ambito del progetto Il pane non si butta, rivolto al quartiere di Librino. Franco Loi, Luciano Erba, Elio Pecora, Yolanda Insana, Marzia Teofilo e Maria Attanasio, stamani, dopo aver visitato alcune scuole di Librino del centro di Catania e aver parlato con gli studenti del valore della poesia, hanno tenuto un reading nell'Istituto Guglielmo Marconi, alla presenza di oltre un centinaio di alunni, degli insegnanti e dei dirigenti delle scuole che partecipano al progetto Il pane non si butta. Oggi è una giornata speciale, ha detto il presidente di Fiumara d'Arte Antonio Presti, perché sono presenti a Catania alcuni nomi storici della poesia. E questo è solo l'inizio. Ogni mese, da gennaio a maggio, ha proseguito Presti, il Grand Tour della poesia porterà in Sicilia alcuni tra i più grandi poeti nazionali e internazionali. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, una buona serata.